Da quella parte del San Basilio si fa vedere a destra Ceccarini quando si passa molto bene da Borrelli che va al tiro sul primo palo, primo tiro in porta della partita dopo 15 minuti. Il trante per Ciotti, bella sponda, la giocata degli arancioni che viene stroncata proprio in area di rigore, ancora lì è liberata Borrelli, il tacco, la prateria per Massella, Massella strozza il tiro fuori. Laurenti, Laurenti in avanti, Cioffi, la metà terra bene, c'è Dinolfo che va al tiro all'angolino, precisissimo il tiro dell'11 che porta avanti il GSA. Il San Basilio chiede palla Alfonsi, si passa invece da nuovo che la aggancia molto bene e torna da Massella, Massella cerca lo spazio, va al tacco, chiedono un fallo di mano quelli del GSA. Cerbera chiede chi rimane, alla fine rimane lui. Il cross, la testata di Ceccarini termina sul fondo. Mette a terra bene Ugolini che poi cerca il 18, il pallone è messo in mezzo, Cioffi anticipato all'ultimo. Sta gestendo i palloni con più precisione, spazio per il cross. Murato, ancora lì Tucci, Tucci va con il sinistro, un proiettile che termina di poco alto. La rincorsa lunga di Mauro Cioffi che prova il tiro, pericoloso da lontanissimo Cioffi. Il filtrante di Merafino, ancora l'ottimo anticipo, poi buttano via la sfera quelli del GSA. Portanova prova la deviazione, la presa sicura da parte di Frasca. Cioffi con il tacco meraviglioso per Franco che infila, gol come nel primo tempo con un appoggio di Cioffi, stavolta è Franco a scaraventare precisamente sul lato opposto. Subito battuta questa punizione, Massimiani che va da Tiberi, per un momento si scorda il pallone, poi lo manda bene a destra, il dribbling, cross per Tucci, che parata da parte di Frasca. C'è Franco libero sulla destra, aveva capito Tiberi. E finisce così, 2-0, passa il GS a Roma con un gol per tempo, due gol quasi fotocopia che permettono agli arancioni di passare.